Papa Francesco è tornato a chiedere un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Lo ha fatto al termine dell'udienza generale del 3 aprile in Piazza San Pietro, parlando a braccio prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana. Esprimo il mio profondo rammarico per i volontari uccisi mentre erano impegnati nella distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza. Prego per loro e le loro famiglie. Francesco ha invocato anche un supporto urgente ai civili che sono ormai stremati. Rinnovo l'appello a che sia permesso a quella popolazione civile stremata e sofferente l'accesso agli aiuti umanitari e siano subito rilasciati gli ostaggi. Ciò che serve è il dialogo per scongiurare il rischio di un'escalation della violenza. Si eviti ogni responsabile tentativo di allargare il conflitto nella regione e si adoperi affinché il più presto possano cessare questa e altre guerre che continuano a portare morte e sofferenza in tante parti del mondo. Da qui la richiesta rivolta a tutti i credenti. Preghiamo e operiamo senza stancarci perché tacciano le armi e torni a regnare la pace. Non dimentichiamo la martoriata ucraina, ha detto il Papa alla fine dell'udienza generale del 3 aprile in piazza San Pietro. Proseguendo a braccio, Francesco ha mostrato un Vangelo e un rosario appartenuto ad un giovane militare che ha perso la vita al fronte. Questo ragazzo si chiamava Alessandro, 23 anni. Alessandro leggeva il Nuovo Testamento e i Salmi e aveva sottolineato nel libro dei Salmi, il Salmo 129, del profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Questa è la guerra, ha ripetuto Francesco, che ha invitato i numerosi fedeli e pellegrini in Piazza San Pietro ad osservare un momento di raccoglimento per i tanti morti in Ucraina. Vorrei fare in questo momento un po' di silenzio a tutti, pensando a questo ragazzo e a tanti altri come lui, morti in questa pazzia della guerra. La guerra distrugge sempre. Pensiamo a loro e preghiamo. Almeno 25.000 fedeli e pellegrini in Piazza San Pietro per la prima udienza generale del mese di aprile, appuntamento aperto come da consuetudine da un lungo giro in papamobile in compagnia di alcuni bambini. Diverse le soste effettuate, una anche per sorseggiare il mate, la tradizionale bevanda argentina. La giustizia è stata il tema al centro della catechesi, la tredicesima del ciclo sui vizi e le virtù. Senza giustizia non c'è pace. Infatti, se la giustizia non viene rispettata, si generano conflitti. Senza giustizia si sancisce la legge della prevaricazione del forte sui deboli. E questo non è giusto. Per questo, ha proseguito, è fondamentale educare al senso della giustizia e promuovere il rispetto della legalità. Il giusto rifugge comportamenti nocivi, come la calunnia, la falsa testimonianza, la frode, l'usura, il dileggio, la disonestà. Mantenere la parola data e restituire quanto preso in prestito, queste le altre caratteristiche della persona giusta. Un uomo che non riconosce un giusto salario agli operai non è giusto, è ingiusto. In molte parti del mondo la donna è trattata come primo materiale di descarte. Hay paesi dove le donne hanno proibito accedere a aiuti per armare un negozio o ir alla scuola. Incluso in esos lugares soportano leggi che le obbligano a vestir di una determinata maniera e todavía están en uso in molti paesi le mutilazioni genitali. Thank you.
No les neguemos a las mujeres la voz. No les neguemos a todas estas mujeres víctimas de abuso la voz. Son explotadas, son marginadas. De palabra todos estamos de acuerdo que en el hombre y la mujer tienen la misma dignidad como personas, pero en la práctica eso no ocurre. Es necesario que los gobiernos se comprometan a eliminar leyes discriminatorias en todas partes y a trabajar para que los derechos humanos de las mujeres estén garantizados. Respetemos a las mujeres. Respetémosla en su dignidad, en sus derechos fundamentales. Y si no lo hacemos, nuestra sociedad no avanzará. Oremos para que la dignidad y la riqueza de las mujeres sean reconocidas en todas las culturas y para que cese la discriminación que sufren en diversas partes del mundo.